L'ultima volta che sei venuto qui c'era un gatto. Il gatto purtroppo è scomparso, ma purtroppo sono scomparse tante altre cose in questo paese. Cominciamo da dove? Sta scomparendo l'Italia, sta scomparendo il nostro paese, nel senso che per responsabilità ben precise di chi ci sta governando, Anche nostro. anche nostre, anche mie e sue no, ma di quelli che certe Anche persone mia, le hanno mandato al governo. anche tua è E mia. forse avremmo dovuto fare di più per far comprendere agli elettori che tutte le volte che nella storia, tutte le volte che si votano Masanielli, i Masanielli non hanno mai portato a nulla. Perché arrivati sono, oggi li potremmo definire haters con un linguaggio più comune ai giovani, arrivano dove devono arrivare, dopodiché non fanno altro che fare i loro interessi, lo stiamo vedendo. Questo governo ha portato un paese che era arrivato ad essere la quinta potenza economica al mondo a diventare una nazione da terzo mondo. Ethers riesce ad essere una parola odiosa sia in inglese che in Beh, italiano odiatori. È veramente una parola, è quasi un neologismo perché prima di qualche anno fa tu non sentivi mai parlare di odiatori. Diciamo che assolutamente eravamo bravi ad odiare lo stesso, però magari non ci no. avevano Non in forma identificato. Quindi siamo pure istituzionalizzata. diventati imbecilli perché ci siamo fatti scoprire anche in Evidentemente sì, quello. evidentemente sì. Non ti ho neanche presentato, va bene, ma tu comunque adesso sei un volto noto, sei stato consigliere comunale a Caserta e non è poco, non è poco insomma, Luigi Cobianchi dell'UDC, l'UDC che devo dire la verità non è polemica, ma sembrava un attimo scomparso all'orizzonte, quindi torna con prepotenza o torna e basta. Torna volendo giocare un ruolo di primo piano sullo scacchiere nazionale, torna non a caso dalle regionali, perché le regionali rappresentano un momento sicuramente mai come in questa fase politica di indicazione per una svolta. L'UDC torna nella convinzione che abbiamo in tanti che superata, diciamo, questo momento di disorientamento generale che ha portato al governo i partiti estremisti, quelli degli ismi da una parte e dall'altra parte i quisque de populo che hanno dimostrato che senza competenze non si può andare avanti, che la ricetta che c'era stata narrata, prendo l'uomo comune, lo porto in Parlamento, si comporta da buon padre di famiglia, quindi farà meglio dei politici di professione. La politica non è una professione, ma richiede Sì, professionismo. ma questa è una specie di Arcadia, no? Diciamo, una specie di Arcadia del pensiero alla quale poi noi ritualmente ritorniamo quando non abbiamo più niente da dire e non ci interroghiamo su quello che non abbiamo detto. E No. non è un giro di parole, ma veramente è avvilente guardarci indietro e guardare adesso quello che succede. Allora, io ho avuto un compito ben preciso, che è un compito come al solito, tanto per cambiare, non semplice, perché è arrivato il momento di preparare un contenitore nuovo per questo paese, fatto di moderazione e di competenze. Io sono convinto che i nostri connazionali, anche vedendo la disinvoltura con cui chi ci governa è passato da accordi fatti in campagna elettorale per poi stravolgerli completamente, legandosi ad alleati che non erano quelli indicati dal popolo, e fare ulteriori capriole successive. Riportando al governo partiti, mi riferisco al PD, mi riferisco per esempio a Italia Viva di Renzi, che gli italiani avevano, esprimendo la loro sovranità, sonoramente bocciato alle ultime Sì, scusa, elezioni. se vogliamo parlare di alleanze, vuol dire che mi pare che anche voi con le vostre alleanze, non è che... Questo è un problema, questo è un tema, il discorso è, Cioè, non è che mi purtroppo. sembrate proprio in linea con quello che volete dimostrare di essere. Scusami, forse questo non dovrei No, dirlo in campagna assolutamente, elettorale, guardi, però io è anzi. intervistando te. Però, insomma, non ti va un po' stretta di spalle l'alleanza con la Lega? Lei mi provoca e io rispondo come al solito E mi devi con la rispondere, sincerità che, perché se diciamo, non rispondi chiudiamo qua, penso insomma. mi contraddistingua. Assolutamente sì.
la tradizione moderata cattolica del cattolicesimo liberale, Ma anche propria la tua persona, dell'UDC, voglio la dire, mia persona il tuo sicuramente, vissuto. con, diciamo, partiti che fomentano, che costruiscono sul terrore, sull'insicurezza, sul senso di insicurezza della gente, il loro successo politico, effettivamente noi non abbiamo. Perciò le dico, questo è un momento, è un po' come i mattoncini della Lego. Mattoncini della Lego, in effetti, Con la speranza possono. che non siano i mattoncini della Lega che li mettiamo tutti insieme e arriva fino in Assolutamente no. I fondo, mattoncini della Lego possono essere utilizzati sapientemente, se le mani che li utilizzano sono abili, per cercare di costruire oggetti diversi. Ora, in questa fase storica, noi ci troviamo di fronte ancora ad essere ingessati a degli schemi che sono quelli della cosiddetta Seconda Repubblica. La domanda e la sfida è: siamo in grado di superarli? E io mi trovo in imbarazzo per due motivi. Da un punto di vista della mia formazione, diciamo, personale, valoriale, e perché insomma ci sono partiti che con il loro credo hanno tentato di trasformare il Mediterraneo in una novella Auschwitz, e questo è inconcepibile per chi si dice cristiano cattolico. Inconcepibile. Non ci sono. La politica non è l'arte del compromesso, è l'arte sicuramente della mediazione, ma sui temi valoriali si può mediare? Io dico proprio di no. Si può stare a discutere per ore, ma se c'è una contrapposizione valoriale, è il motivo del fallimento del PD che annunciammo io e lei quando nacque, lo definimmo un accoppiamento zoerastico, perché tu non puoi mettere nello stesso partito una cattodemma da Tea Party come l'onorevole Binetti, e mettere contemporaneamente la Bonino che girava con un feto in una provetta in Aldeide Formica, orgogliosa dell'aborto e della scelta che lei personalmente come donna aveva fatta. Io non discuto, ma sono scelte che sono antitesi in termini. C'è un discorso poi di meridionalismo. Io sono pronipote di Giacinto Desivo, lo sanno tutti. Insomma, io non voglio immaginare che i nostri concittadini campani possano essere così ingenui da ripetere l'errore dei loro progenitori, dico loro e non mi ci metto anch'io perché i miei hanno fatto una scelta ben precisa che hanno pagato cara e amara col sequestro dei beni, sequestro dei beni durato 40 anni, mi riferisco sempre ai Desivo, eccetera, per rimanere fedeli a Casa Reale Duo Siciliana. È assurdo pensare che la progenie di chi decise di affidare le sorti della propria patria a un mercenario, mi riferisco a Gariboldi, oggi pensi, guardi a Salvini come soluzione dei problemi della nostra regione. E il dramma del nostro paese e della nostra regione, in particolare del sud in particolare, è la perdita di memoria. Perché, Ma la perdono un po' lo tutti. so, perché insomma. Diciamo che c'è la convenienza a perdere la Ma noi memoria, in nella alcuni. speranza che la perdano tutti. C'è una mosca, secondo te, che ce l'ha mandata? Non lo so, forse Ma non ce l'ha mandata la più gli Lega. alleati che non secondo me, più qualche un alleato, più fuoco fuoco amico amico. secondo me, noi non ci lasciamo preoccupare. Potranno trovare i miei elettori anomalo il fatto che magari mi prenderò critiche per esprimere questi miei pensieri su un partito alleato, ma tant'è, ma poi voglio dire, un partito alleato, alleato fino a un certo punto, perché Salvini si allea col centrodestra, poi però quando ha fatto comodo a lui fa il governo con i 5 Stelle, cioè con l'antitesi delle idee del centrodestra, i quali 5 Stelle poi a loro volta, Però no TAV, sì TAV, no TAP, sì TAP. Novax, adesso c'è Di Maio che sta col tuo supplicante per un vaccino, poi poverino, qualcuno glielo spieghi che insomma contro un virus così mutageno come il coronavirus che ci angoscia, quando anche si mettesse a punto un vaccino durerebbe veramente l'arco di una stagione, non di più, e se no basterebbe vaccinarsi per l'influenza una sola volta, sappiamo che il vaccino va ripetuto tutti gli anni, quindi, vabbè, ma rientra nel personaggio, insomma, no? Nell'ignoranza becera del contesto in cui opera personalmente e con i suoi compagni d'avventura. Ma dicevo, i nostri concittadini hanno memoria corta, perché se no dovrebbero ricordare, soprattutto i nostri concittadini casertani, quello che hanno fatto certi partiti a Caserta, a danno di Caserta, perché la dismissione dell'intero sistema militare, che era una
fonte di ricchezza assoluta per Casertacittà, delle caserme, è Questo non stata ci piove. operata da un signore che si chiama Umberto Bossi, il quale giustamente presentandosi con un partito che all'epoca era coerente tra il nome e le idee, oggi è semplicemente un lupo travestito da agnello, ma sotto l'abito c'è sempre il lupo. Faceva gli interessi di quella che ritiene di una patria inesistente, perché non è mai esistita, la Padania, cercando di attrarre tutto al nord, e così fece con le nostre caserme. Fu tutto spostato nel Veneto, nel Triveneto, e da noi è rimasto praticamente il nulla. Meno male che ci hanno lasciato ancora la Brigata Bersaglieri Garibaldi, onore e vanto di Caserta. Ci siamo illusi in un determinato momento storico, io personalmente questa illusione non l'ho mai avuta, ma qualcuno si è illuso che questa potesse diventare dall'oggi al domani città di cultura e non essere più città militare. Io ricordo che quando questa città era una città militare a tutti gli effetti, era una città pulitissima, una città elegante, una città ricca. È una città Ma sgarbata era una città anche e non è con... riuscita ad essere città di cultura. Assolutamente, a parte che le due cose potevano convivere insieme, Certo, io ho visto certo, delle iniziative bellissime certo. condotte per esempio nei comandi interforze napoletani a livello Certo. culturale, dando appunto un giusto, perché la forza armata non ha solo una valenza in tempo di guerra per scopi militari, la forza armata rappresenta in generale un presidio di Basta il fatto valori. che mi pare che ci fossero dei fondi del ministero Destinati che a questo, il Ministero della consentivano Difesa al ogni Parco Reale di anno, essere sempre all'altezza, certo, ecco, voglio il dire. Ministero della Io Difesa ogni sono per il anno Ministero stanzia della fondi anche Difesa. per esempio per la creazione di musei, per la manutenzione di musei, per me che come al solito una classe politica becera e ignorante non lo sa e quindi li fa tornare indietro. Io ai nostri concittadini vorrei porre una domanda secca, ma secondo voi, se ci fossero 100 euro da distribuire tra nord e sud, i signori che appunto oggi non hanno più l'epiteto nord, l'attributo nord nel loro nome, ma ce l'hanno nell'anima, farebbero 50-50 o farebbero 99-1? E non è una mia illazione, perché noi siamo arrivati al punto, sempre imperando certe persone al governo, che i fondi FESR, che sono fondi vincolati, destinati alle regioni del Mezzogiorno, in particolare alla campagna Obiettivo 1, commettendo un reato contabile, lo ripeto, un reato contabile, furono presi e trasferiti dal sud al nord per investimenti al nord. Cioè noi siamo stati, dopo il 1861, anche in epoca recentissima, derubati di ciò che ci spettava di diritto. Sono stati distolti, ecco, uso il termine, me ne assumo la responsabilità. Fondi destinati al sud sono stati distolti e portati al nord. Vogliamo parlare dei 40 milioni, 49 milioni di euro? Se io e lei non pagassimo la multa di un grattino scaduto, peraltro illecita, perché si ha il diritto a integrare quando il grattino scade, solo a Caserta questa cosa non si sa, tutt'al più pagando la cosiddetta penalina. Ma se io e lei non pagassimo un grattino scaduto, ci ritroveremmo ganasce fiscali, segnalazione all'agenzia, verremmo trattati come i peggiori criminali. C'è un signore il quale si è messo in tasca non per scopi politici, perché dice: ma nella prima Repubblica si rubava, ma quand'anche, il termine improprio, quand'anche si utilizzava impropriamente il finanziamento ai partiti, era per i partiti, cioè in fondo per portare avanti un'ideologia, oltretutto dovendo far fronte al PQS italiano che riceveva fondi da Madre Russia, ed era dura tener testa ad un partito che riceveva milioni, miliardi di lire dalla Russia ogni anno, e quando gli altri invece purtroppo dovevano andare avanti con mezzi propri. Non voglio certo giustificare quello che accadde in quella stagione, però bisogna fare dei distinguo. Qui si parla di 49 milioni che un signore si è messo in tasca e che può restituire in comode rate da 1.300 euro mensili, cioè ci vogliono quanti anni per riuscire a completare questa cifra. Ma la cosa ancora più drammatica è... Beh, queste qua sono coserelle che succedono anche nel nostro piccolo in aziende sanitarie, per E esempio, come cose no, strane, sì, e cose di come questo no, genere, e come no, e sì. nessuno Cioè, dei... voglio dire, in via parallela
ad una carriera che comincia, che continua tranquillamente a fare il suo corso, ma questo potrebbe addirittura sembrare un pettegolezzo, per cui mi fermo qui. Una cosa però voglio dire, non voglio spezzare lance, ma soltanto per riportare il discorso sul binario principale. È evidente che anche all'interno della Lega determinate cose sono cambiate gioco forza, perché oggi Salvini, che abbia o meno maturato dentro di sé un determinato discorso, un determinato pensiero che si differenzi da quello che era il pensiero originale della Lega, il pensiero originale di Bossi, molto probabilmente lo ha maturato con scienza e coscienza. Tu hai parlato di Mediterraneo, che non può essere l'Auschwitz dei nostri giorni, hai perfettamente ragione, ma c'è anche da dire che una giusta via di mezzo che imponga la regola, tutto quello che sta succedendo e che regola non ha e che è giocato esclusivamente neanche sulle elezioni o sulle campagne elettorali, un minimo di regola ci deve essere. Non il solito discorso col quale ne usciamo, ne escono tutti, ma noi, il flusso va poi spalmato i paesi. Ora, cioè, noi, per quanto riguarda l'immigrazione, credo nel mio piccolo, abbiamo sbagliato su tutti i Non fronti. c'è dubbio. Abbiamo sbagliato su tutti i fronti perché, come ho detto prima, tutto è diventato un fatto emozionale di convenienza. Il terrore di apparire razzisti, questo terrore di fondo. Ma perché io appaio facilmente razzista? Perché dall'altra parte non c'è la moderazione del giudizio, perché dall'altra parte non c'è la convenienza ad essere riflessivi, perché dall'altra parte si è persa l'abitudine a leggere con consapevolezza quello che avviene, perché dall'altra parte e da questa parte c'è tutto tranne che quel minimo di onestà intellettuale che sarebbe necessario per un confronto civile. Ora, Salvini non è sicuramente Bossi, sono sicura, credo, sono sicura nel mio piccolo che abbia maturato determinate posizioni. Come credo che non sia così sciocco da non pensare che se eleggo parlamentari, senatori, consiglieri al sud, queste persone devono assolutamente, nella maniera migliore, anche migliore degli altri, portare avanti le istanze del paese che sostengono di rappresentare. Quindi è chiaro che quelli che verranno eletti al sud della Lega dovranno, gioco forza, fare gli interessi del sud. E sicuramente, visto che è gente del sud che ha sposato un'ideologia e sono fatti loro, gli interessi del sud dovrà farli. Quello che non torna, sono le contraddizioni. Sono le contraddizioni delle persone. Tutti possono cambiare idea, anzi solamente un folle non cambia idea. Ci mancherebbe, sì. Io, voglio dire, sono stata etichettata, io come giornalista sono stata tranquillamente etichettata, con giusta ragione o meno ragione, giornalista di destra, sono stata anche chiamata razzista al momento opportuno. Poi a un certo punto ho compreso che non era il caso che me la prendessi tanto, la gente è padronissima di dire e pensare quello che vuole, però poi sono i fatti che Non contano. c'è dubbio. Io, per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, ho la presunzione di dire che ho fatto più io razzista di quanto abbiano fatto quelli con il loro non razzismo mettono la gente all'angolo della strada a Non Friuli. c'è dubbio, Allora, una regolamentazione ci o deve essere. le sinistre che con buona pace anche del vertice precedente a quello attuale di questo paese avevano creato veri e propri lager violando in maniera drammatica la Costituzione, perché la nostra Costituzione non consente in nessun caso di limitare la libertà di persone che non hanno commesso alcun tipo di reato. Dobbiamo smettere di bleffare, Assolutamente, solo questo, allora, a questo, tutti i livelli, io sono a tutti molto i chiaro, livelli. rispondo, cerco di rispondere perché lei mi ha dato tanti spunti uno per uno. Chiudo il discorso di prima. Esiste un principio che è il principio di continuità amministrativa, che va inteso nel senso più ampio possibile. Allora, se un partito ha rubato 49 milioni di euro come partito, da fondi destinati al partito in quanto partito, il soggetto politico che ne è erede, come si prende tutti i benefit del partito da cui deriva, così deve prendersi. Se si prende i crediti, funziona così nel nostro diritto, si deve prendere anche i crediti. Quando uno ha un'eredità, non può dire io di mio nonno mi prendo tutti quanti i
i beni che mi ha lasciato, ma i debiti che mi ha lasciato, quelli non li voglio pagare. O prendi tutto o non prendi niente. Punto primo. Punto secondo, bisogna essere onesti. Vede, si poteva pensare riportare in auge un modello di Italia diverso, veramente federale, non certo secessionista. Organizzato su tre macroregioni, era l'idea di Francesco II di Borbone, un'Italia fatta di piccole patrie confederate tra di loro, un modello molto bello, per non togliere dignità a nessuno, in cui addirittura, a turno, sul modello dei principi grandi elettori germanici, uno dei capi delle famiglie reali, ducali, a capo delle singole realtà che componevano la politiche che componevano la penisola italica, come Kaiser avrebbe assunto il ruolo di guida dell'intera confederazione con un meccanismo di turnazione perfetto, per cui scaduto, fatto il proprio turno, non poteva quella famiglia ritornare a svolgere questo ruolo fin quando tutte le altre famiglie non avessero svolto lo stesso ruolo. Allora si può pensare ad un'Italia diversa fatta di macroregioni, magari si creasse una macroregione del sud, federate tra di loro, e si poteva pensare a dei partiti che, diciamo, si facessero propulsori di questa idea diversa. Ma allora qualcuno avrebbe dovuto avere l'intelligenza non di imporre la Lega Nord al sud, ma di far nascere al centro e al sud soggetti politici che potessero poi confederarsi e dare all'Italia un modello diverso. Qui purtroppo noi stiamo ereditando ancora una volta un modello che non è nostro, che non ha i nostri valori, che non ha la nostra cultura e che viene qui semplicemente a fare colonizzazione, punto e basta. Lei diceva a proposito degli eletti, dice che gli eletti in qualunque partito del sud dovrebbero fare gli interessi del sud, Devono. dovrebbero, devono. Parliamo della regione perché un deputato, come lei pensa, Certo. rappresenta la nazione, quindi non può fare differenze, ma parliamo della regione, eh? Parliamo della nostra regione. In teoria quello che dice lei è sacrosanto, però innanzitutto ci sono luoghi, contenitori politici, in cui non mi risulta ci sia una dialettica democratica, in cui purtroppo, e questo è il modello della cosiddetta Seconda Repubblica, c'è un leader il cui nome compare nei simboli, tragedia della politica, perché la politica, io mi innamoro di un ideale che un partito incarna, non di un uomo o di una donna che guida quel partito, perché sennò c'è un problema serio. Di Dio ne esiste uno e sta in cielo, insomma, in terra siamo tutti uguali. E invece, appunto, c'è questa grossa forzatura da parte di alcuni leader che ritengono di poter fare il bello e il cattivo tempo e che purtroppo, Colpa nostra. soprattutto a livello parlamentare, dove Colpa non ci nostra. sono le preferenze, ricordano più o meno garbatamente all'eletto: io ti ho creato, io ti distruggo. E Colpa nostra. purtroppo l'eletto che vive L'abbiamo di consentito politica, noi con i fatti, con il lo silenzio, con so, la passività. È colpa nostra. l'eletto che vive di politica, vedi i 9 decimi dei 5 Stelle, loro che dovevano rivoluzionare e moralizzare, non ne parliamo. L'eletto che vive di politica, pur di tenersi la poltroncina, il padrone ha detto faccio così, faccio così. E noi abbiamo esempi eclatanti in questa regione. Nell'ultima consiliatura, quanti consiglieri casertani abbiamo avuto? Ne abbiamo avuti, non di Caserta città, io sono l'unico candidato di Caserta città, doc, nato, vissuto e pasciuto qui, di questa tornata. Lo voglio ricordare, perché qui una volta vengono da Marcianise, da Maddaloni, eccetera. Io sono di Caserta città. Ma quanti consiglieri, comunque casertani, in quanto appartenenti alla provincia di Caserta, lei ricorda abbiano in questa, nella consiliatura ultima, fatto una cosa, dico una, degna di essere ricordata per il nostro territorio? E di fronte allo sceriffo per il quale, come si ricorda, lo dicemmo alle scorse regionali, io dissi: attenzione, non vi piace Caldoro, ma anche se non vi dovesse piacere Caldoro, tenete presente che per De Luca esiste solo Salerno, lo abbiamo visto. Finanche la nostra Reggia è stata colonizzata, non c'è uno spettacolo, un evento fatto alla Reggia in cui service audio, service luci,
addirittura orchestre, tutto da Salerno. Io poi vorrei capire queste gare come funzionano, perché è strano che si fanno le gare e che tutti i vincitori sono tutti di Salerno. Cioè Caserta non ha tecnici audio, non ha tecnici luci, non ha cameraman, non ha un orchestra, non ha niente. Ma non ha neanche evidentemente persone potenzialmente all'altezza di fare i direttori generali delle aziende ospedaliere. Questo è poco ma sicuro. È possibile, secondo il pensiero di qualcuno, è possibile, secondo me ci sono. Noi abbiamo un'emergenza sanitaria che dovrebbe essere il primo tema in agenda della prossima consigliatura. Non gliene importa niente a nessuno della nostra. Noi abbiamo Cave e Lottaro. C'è stato qualcuno che in questa consigliatura ricopriva un ruolo talmente importante che gli consentiva di far alzare il telefono al proprio staff, visto che presiedeva una commissione, di chiamare il Quirinale e di chiedere un appuntamento col capo dello Stato. Certo, per carità, la carica in sé non è nulla. Io non voglio difendere nessuno, però tu hai appena finito di dire con chi hanno a che fare le persone che hanno a che fare con una persona come De Luca. Decide De Luca, puoi essere sì, capo di ma chi sta in opposizione scavalca. Devo dire, lei devo sa dire, quello che ho fatto da consigliere di opposizione, sì, a Caserta, non dire, mi sono certo questo stato. Questo lo devo dire in piena onestà, insomma è assai difficile rompere le righe quando dall'altra parte c'è, cioè, non soltanto, e questo è il caso di dire, non soltanto una persona autoritaria come De Luca, ma c'è una pletora di gente che sono i cosiddetti consiglieri di De Luca, ciascuno per la sua parte hanno governato il territorio. Diversi ostacoli, anche per il più bravo dell'opposizione, questo è per rimettere il discorso in pari. È chiaro che i consiglieri dell'opposizione, laddove avessero avuto, come giustamente sottolinei tu, come le vogliamo chiamare, non voglio parlare di attributi politici, parlo semplicemente di volontà. I tempi probabilmente si sarebbero scorticati le mani e le ginocchia, avrebbero scavalcato, per carità. Però diciamo quello che è, quanto ha potuto essere difficile. Allora guardi, le ho detto, soprattutto vedi, a volte avere, essere anche in se, opposizione. Scusami, come dici tu, sì, le parole non bastano, arrivare all'ultimo momento a fare gli eroi non serve a niente. Stare zitti per 4 anni e 6 mesi e poi prendersi un addetto stampa e cominciare, grazie all'addetto stampa, a uscire sui temi secondo, in base ai sondaggi del momento, è dura da mandare giù. E perché nel frattempo, attenzione, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, c'è gente che è morta di cancro, ci sono famiglie che sono state devastate, c'è un territorio la cui economia è stata devastata. Questo sì. A Lottaro negli ultimi 6 anni non è stato tolto un centimetro quadrato, ma pure per far vedere, pure per gettare fumo negli occhi. No, è stato hanno buttato qualche altra cosa. E voglio dire, anche qui, non è che le cose piovono dal cielo. Il decreto di Bertolaso, proposto da Bertolaso, reca la firma di un nostro sindaco di sinistra, il quale senza batter ciglio accettò che Lottaro, se fossi stato io sindaco, avrei detto al Bertolaso piuttosto che al ministro dell'interno: se hai poteri di mandarmi a casa, fallo, perché finché sto io qua mi puoi impalare, mettere in croce, fare la firma mia su quel documento, non la metterò mai. Noi abbiamo esempi illustri: Baldovino re dei Belgi, monarchia costituzionale, funziona come una repubblica. Quando gli fu proposta la firma della legge sull'aborto, no la prima volta, no la seconda volta, a quel punto doveva firmare. Si inventò con i suoi consiglieri un'abdicazione ad tempus, perché dice: guardate, la mia firma su questo atto voi non la vedrete mai. Cioè, a volte anche gli atti simbolici contano. Qui niente, elettroencefalogramma piatto, poi una leggera ripresa di vita, non so se c'è stato l'elettrostimolatore, non lo so, una leggera ripresa di vita a 6 mesi dalla fine della consiliatura per assicurarsi un'eventuale rielezione. E questo sa tanto di Vanna Marchi, insomma, no? È una cosa triste assai. Ma non voglio in chiusura venire meno ad un altro suo aspetto che le ha toccato, perché io cerco sempre con onestà di rispondere alle domande, anche a quelle più scomode. L'immigrazione, il fenomeno immigrazione. Vede, il fenomeno immigrazione, come il tema della sicurezza, sono emblematici della infima qualità della classe politica che ci governa dal 1992, che ci ha governato dal 1992 ad oggi. Una classe politica che, impreparata,
priva assolutamente di visione, che appunto si è trovata di fronte a fenomeni epocali non avendo la struttura e la statura per intervenire. E non è a dire, ma in passato non c'era mai stato. Noi abbiamo avuto statistiche che si sono trovati a dover fronteggiare due guerre mondiali e paesi come il nostro usciti devastati dalle guerre mondiali, e sono stati all'altezza. Perché? Perché erano statisti. Allora, fermo restando che il mio modello in politica principe è la pira, seguito da De Gasperi, da Dossetti, e ci metto anche Moro, e che per un cattolico, finché c'è un piatto a tavola, quel piatto bisogna avere la capacità di dividerlo in due, in tre, in quattro, in cinque, e se quando ti è rimasta una fettina piccola così dici adesso resto digiuno anch'io e ti arriva un altro e ci ricavi, la dividi in due anche quella fettina. Detto questo, perché vede, l'Italia appartiene agli italiani in base a quale principio? Alle graziose signore che vanno esprimendo questi pensieri di odio ai limiti del costituzionale, vorrei ricordare a quella signora, mi riferisco a Giorgia Meloni, che non è merito suo se è nata da una mamma italiana, bianca, che le ha potuto non far mancare nulla. Poteva nascere lei da una mamma africana che probabilmente non avrebbe potuto darle neanche le mammelle perché non bevendo acqua da giorni non era in grado neanche di produrre latte. E non era una mamma snaturata, era una mamma sfortunata. Allora attenzione, perché in questi anni, tramite anche i social, il dramma è la narrazione, cioè si raccontano le cose in maniera tale da sembrare quasi giuste, quasi però, etiche. Però io in questa intervista mi trovo a ricoprire il ruolo che non mi piace, quello della moderatrice. Però dobbiamo cercare di essere più realisti del re e soprattutto intellettualmente onesti, visto che abbiamo accusato tanta gente di non esserlo. Il discorso della Meloni, che ritengo essere una delle persone più coerenti in questo panorama politico, devo dire la verità. Bisogna vedere se è una coerenza di comodo, se è una coerenza vera, ma le do atto. Io se è una coerenza da sondaggi o se è una coerenza Meloni, Giorgia Meloni la seguo da tantissimi anni. Per carità. È una ragazza che nasce nella sua semplicità e si è fatta avanti con le unghie e con i denti. Credo per che si sia spezzata le unghie, spezzata le falangi, sia andata girando lasciando scie di sangue, perché penso che poche donne siano state trattate come la Meloni e poche donne siano state poco difese come la Meloni, perché poi noi donne che ci mettiamo 30 secondi a fare l'hashtag, a fare i cortei della Meloni, ce ne siamo infischiati tutti. Quando la Meloni dice l'Italia agli italiani, io credo che il pensiero, che giustamente hai sottolineato tu, della mamma africana e non la sfiori assolutamente. Lo so. Penso che pensi ad altro nel suo discorso squisitamente politico, che non credo abbia dei risvolti così aridi come magari li vogliamo attribuire. Non voglio difendere Giorgia Meloni, però mi sento di dire che è stata trattata malissimo. Questo ed è una persona seria. È un altro paio di maniche. Sullo scacchiere politico attuale, forse una delle poche persone che dice delle cose con chiarezza, porta avanti delle battaglie con da sola, una linea, paga di da, persona, sola. Da sola, questo è una persona sola. Ma guardi, uno lei deve sa dirlo. Che, orgoglioso di essere maschio, mi dichiaro certo. Femminista convinto, Giorgia Meloni ha dimostrato sul campo di essere ben più valida della maggior parte dei suoi colleghi uomini che si piccano di essere leader nazionali di partito. Questo è un dato di fatto, però dobbiamo stare attenti su certi discorsi, soprattutto attenti alle parole, verissimo, per chi sono si rifà ai valori cristiani, perché il problema sta tutto lì, perché uno che non si rifà, però poi gli deve lasciar stare questi valori. Perché io non posso chiedere il voto all'elettorato cattolico e poi incarnare idee che con il Vangelo sono diametralmente opposte. Io solo questo dico, è una scelta di campo, nessuno ti obbliga ad incarnare certe idee. Il problema è immigrazione, tutti lo dicono ma nessuno lo fa. Il problema immigrazione è un problema innanzitutto che va risolto nelle sedi internazionali, non è che l'Italia può pensare di risolvere il problema immigrazione. Allora per risolvere
il problema immigrazione sugli scacchieri internazionali, c'è bisogno di una prima cosa, di credibilità, di avere una voce autorevole. E noi, anche quando eravamo piccoli e molto indebitati durante la seconda guerra, l'immediato dopoguerra, quando eravamo beneficiari del piano Marshall, siccome eravamo guidati da gente che si chiamava De Gasperi, Togliatti, eccetera, eccetera, avevamo una credibilità internazionale assoluta, soprattutto in politica estera. Oggi noi abbiamo Di Maio ministro degli esteri, cioè non ci bastava Toninelli o un ministro di... Dopo essere stati piccoli, storti e malfatti? E un ministro della giustizia che, non sa, che ignora la differenza tra colpa e dolo, insomma, offendendo tanti studentelli che magari vengono bocciati all'esame per avvocato e che ne sanno tanto più di lui. Dobbiamo, insomma, con, no? Delle battute che... Allora, il discorso è, occorre un diverso peso politico, e questo lo dà la gente, scegliendo le persone giuste da mandare a ricoprire certi ruoli, non votando con la pancia e neanche col cuore, ma prima con la mente e poi col cuore. La pancia lasciamola proprio stare, perché poi produce cose che abbiamo visto, che sono sotto gli occhi di tutti. Il problema è risolvere alla fonte. Il problema è a finalmente affrontare con Stati Uniti e Russia un discorso serio, perché esistono da anni politiche scellerate per le quali Stati Uniti in particolare, ma anche la Russia, per paura di fantomatici conflitti atomici, detengono scorte alimentari di generi di prima necessità per anni, che vengono via via rinnovate, tutto viene, anche se potrebbe ancora essere utilizzato, buttato, semplicemente perché, come ebbe modo di ascoltare la diretta voce di Kissinger, c'è una precipua volontà, visto che l'economia keynesiana è un'economia di flusso, a tenere soggiogati nella povertà, nella malattia, nel disagio interi popoli, perché la nostra economia possa funzionare, perché non vi siano problemi di popolazione, di eccesso di popolazione. Ma è etico tutto questo? Il problema, il vulnus di questi ragionamenti che per anni sono stati fatti, muoiono loro, mors tua vita mea, è stata la globalizzazione, perché ora queste persone che magari non hanno nulla, ma hanno l'antennina con cui si riescono a collegare al satellite e riescono a vedere la televisione, vedono noi come viviamo e anelano ad avere le stesse condizioni di vita. La ricetta sta lì: impegnarsi seriamente nelle sedi internazionali per creare condizioni di vita migliori in questi paesi. Ma lei, oddio, se fin quando ci troviamo bene nella nostra terra, ma perché dovremmo lasciare? Noi abbiamo un'istituzione che può sembrare oggettivamente obsoleta, che sono i consolati. Anziché aprire doppioni di consolati in paesi ricchi, in potenze alleate, eccetera, eccetera, perché non cominciamo a creare una rete di consolati della Repubblica Italiana nei paesi da cui, con i quali abbiamo maggiori problemi rispetto al fenomeno immigrazione, e anziché pagare i governi perché creino, è una questione di volontà, perché creino lager ancora peggiori di quelli che abbiamo creato noi perché nei loro paesi. I lager sono convenienti economicamente. Lo so, i lager sono convenienti, oltretutto, soprattutto se sono fatti sostanzialmente. Se sono fatti dell'altro non interessa niente. Assolutamente. Se i lager poi si fanno nei paesi d'origine, e a maggior ragione, noi che siamo sempre così puritani, ci scandalizziamo, vediamo la pubblicità del bambino africano e ci scende la lacrimuccia, La pubblicità del bambino africano messa in maniera strumentale da persone che io considero delinquenti, io non ce la farei a mettere una cosa non del solo genere. Ma avrà notato anche lei come me che durante l'emergenza Covid prima c'era il messaggio sinistro con la musichetta "dovete morire tutti, state a casa", eccetera, eccetera, su cui lo sceriffo ha costruito la sua campagna elettorale, una campagna elettorale grandiosa, no? In cui prima si è inventato l'orso, sei interviste al posto prima si è inventato l'orso,
che non esisteva, poi ha detto di aver ammazzato l'orso. Piccolo dettaglio, l'orso non è mai esistito. Comunque di questo parleremo magari un'altra volta. Va bene, in bocca al lupo. Grazie di tutto. Grazie a lei e a chi ci ha ascoltato. Si dice viva il lupo. Va bene.